Buonasera, dottor Madaro. Allora, Carlo Madaro, avete visto le sue immagini all'inizio, quando c'era la scheda del caso di Bella. Lei da gennaio in poi ha ordinato la somministrazione gratuita dei farmaci ai pazienti che non li trovavano. Allora, mi è stato detto qui, bisogna pesare le parole, che lei ha riscontrato, anche lei avrebbe, uso il condizionale, riscontrato in queste, dove stanno? Mi sono perso lo sciroppo, vabbè, l'ho lasciato là la signora Nizzone, vabbè, comunque in questi flaconi, ecco, poi me lo ridate, dello sciroppo eretinoidi, che, del quale parliamo così a lungo stasera perché è un elemento fondamentale della terapia di Bella, allora, lei avrebbe riscontrato in questi sciroppi un cattivo odore non proprio del farmaco. Sì. È vero? Che significa? A me da Roma hanno portato 6 flaconi, 3 sigillati e 3 aperti. Naturalmente quelli sigillati li abbiamo lasciati sigillati per mandare alla Procura della Repubblica per fare delle indagini, perché ci potrebbero essere dei reati. Quelli invece... Cioè all'ufficio giudiziario superiore? No, diciamo. No, all'ufficio competente, perché il pretore non è pubblico ministero più e quindi non può fare indagini penali. E le ho trasmesse a Firenze per competenza. Quelli che in realtà si potevano annusare perché erano aperti emanavano un cattivo odore. Io poi pretendere da me un giudizio, io ho detto a me... No, se... vabbè che il giudice è il perito dei periti, sì, ma lei, vabbè, scusi, però... io per esempio qui ho aperto questo, io sono particolarmente ignorante, però... cioè, non ho capito assolutamente che cattivo odore c'è. Cioè, però la denuncia dell'Aiana di Roma, che mi è stata portata da un avvocato di Roma, io l'ho trasmessa a Firenze. Comunque dico, è una vicenda sulla quale poi saranno i giudici competenti a pronunciarsi. Dico, se tutto è a posto non ci sono problemi di cui preoccuparsi. Se invece qualcosa è stata fatta in maniera anomala, poi vedremo. Allora, quello che succederà. Allora, professor Di Bella, qui mi sa che hanno trovato la pagina. Allora, colonnello, che pagina ha trovato? Sì, eccola qui. Allora. Non è la pagina del protocollo, ma è una modalità di preparazione che penso sia della farmacia Ferrari, trasmessaci dall'Istituto Superiore di Sanità. Perché e qui lei c'è pensa, scritto... mi scusi, qui attribuiamo le paternità, perché lei pensa che sia della farmacia Ferrari? È su carta intestata la farmacia Ferrari? No, non è su è citata intestata. La farmacia Ferrari? No, non è citata. Quindi è anonima la fonte, la provenienza la fonte è il Ministero della Sanità, ma ce la fonte è anonima. Ce l'ha trasmessa l'Istituto Superiore di Sanità. Perfetto, benissimo. E qui c'è scritto chiaramente controllare con cartina. Lei, professore, dice che non ha scritto questa cosa. Controllare quando si sta preparando, ma non quando si esaurisce la preparazione. No, ma dico il controllo con cartina, controllo, è una sua prescrizione o no? Controllo mano a mano che si prepara, per vedere quando è finita. Professore, quello che ha scritto... All'eliminazione completa, noi abbiamo il documento in cui c'è scritto alla lettera, se lo vogliono inquadrare lo possono inquadrare, mandato dalla farmacia, e questo, c'è scritto... Fino a eliminazione, gorgogliare, noi abbiamo questo documento, il problema, all'Istituto Superiore di Sanità? Ma il problema non è la cartina al tortaso, il problema è fino, guarda dottor Vespa, se lei si gira e legge, eccolo là. Fino a eliminazione completa. Con cartina, ma lascia stare la cartina, va eliminato completamente fino a eliminazione completa. Controllare con cartina, colonnello, mi permetto. Scusate, adesso questo mi pare un elemento.